Buongiorno gentili telespettatori e bentornati nei nostri studi. Siamo giunti all'ultimo giorno della settimana, ma anche oggi sarà ricco di musica. Partiamo subito con Tonia Todisco che ci canta Se avessi ali e subito dopo l'orchestra Maraskin con Bailando. Buon venerdì. Se avessi ali volerei per arrivare fino a te, ti stringerei in un caldo abbraccio e poi mi spoglierei solo per te. Sarà quest'aria che respiro tra noi che accende a fondo i sensi miei. Yo te miro, se me corta la respiración. Cuando tú me miras, se me sube el corazón. Me palpita lento el corazón. Mirada dice mil palabras. La noche es la que te suplico que no salga el sol. Bailando, 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 bailando. Tu cuerpo es mío, llenando el vacío, subiendo, bajando, subiendo y bajando. Bailando, 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 bailando. Ese fuego por dentro me está enloqueciendo, me va saturando. Con tu física, tu química, también tu anatomía, la firmeza y la tequila, y tu boca con la mía. Ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más. Con esa melodía, tu color, tu fantasía, con tu filosofía, mi cabeza está vacía. Ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más. Yo
quiero estar contigo, vivir contigo, hablar contigo, tener contigo una noche loca. Una noche loca. Ay, besar tu boca. Ay, besar tu boca. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, hablar contigo, tener contigo una noche loca. Con tremenda loca. Oh, oh. Mira, se me llega hacia otra dimensión. Suyo en otra dimensión. Tus latidos aceleran a mi corazón. Tus latidos aceleran a mi corazón. Qué ironía del destino no poder tocarte, abrazarte y sentir la magia de tu olor. Bailando. Llenando el vacío, subiendo y bajando, subiendo y bajando, bailando, 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 bailando. Ese fuego por dentro me está enloqueciendo, me va saturando. Con tu física, tu química, también tu anatomía, la cabeza y el tequila y tu boca con la mía. Ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más. Con esa melodía, tu color, tu fantasía, con tu filosofía, mi cabeza está vacía. Ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, hablar contigo, tener contigo una noche loca. Una noche loca. Ay, besar tu boca. Y besar tu boca. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, hablar contigo, tener contigo una noche loca. Con i nostri locali sono pronti ad ospitarvi per farvi ballare e divertire. E allora prendete appunti, appuntamenti consigliati. Dancing Pica, lo trovate in via Salisburgo 10 in Zai Verona. Per info 347-822-8414, sabato 31, Camillo del Vo. Circolo 7 Notte, lo trovate in via Natta 18, a Settimo di Pescantina, Verona. Venerdì 30 gennaio, serata speciale, musica e balli anni 60, 70, 80, con i senza fissa dimora. Per info e prenotazioni telefonare al 348-084-5453. Sabato 31 si balla con Yolanda Band. Dancing Blue Moon, ribalta veronese. Venerdì 30 gennaio si balla Disco Liscio. Sabato 31 i Valentinos. Domenica 1 febbraio Disco Liscio dalle 15.30. Discoteca Nevada, la trovate a Terrosa di Roncà, Verona. Per info dancingnevada.it. Venerdì 30 Giuliano Facchini, ingresso libero per tutti. Sabato 31 gennaio Rodolfo Vivaldini. Domenica 1 febbraio Harmony Band dalle 15.30, orario continuato. Il ristorante Pizzeria Il Cacciatore vi aspetta con specialità di mare, carne alla brace, le soperà e ottime pizze. Il Teatro Piedemonte di San Pietro in Cariano, Verona, presenta Vieni a Teatro, stagione 2014-2015. Sabato 7 febbraio alle 20.45 la compagnia teatrale La Nogara presenta Amor e Batticor. 28esima festa del radicchio a Casaleone di Verona. Fiera del radicchio IGP prosegue venerdì 30 con Daniela e Carlo. Sabato 31 si balla con Arianna Group. Domenica 1 febbraio Grazia e i Falsi d'Autore. Stand gastronomici, stand riscaldato, vendita radicchio, pista d'acciaio, ingresso libero. Antica sagra di Santa Dorotea a San Salvaro di Urbana, Padova, presso il cortile del monastero. Venerdì 30 gennaio si balla con DJ Geppo. Sabato 31 orchestra Gianni Dego. Domenica 1 febbraio Lara Agostini Orchestra. Lunedì 2 febbraio si balla con Michele Michele. Si prosegue venerdì 6 febbraio con l'orchestra di Enrico Marchiante. Sabato 7 Ilegna e i Festival. Domenica 8 febbraio orchestra Renzo Biondi. Stand gastronomici ingresso libero. Carnevale Veronese, sfilate di sabato 31 gennaio. Alle ore 14 Somma Campagna, alle ore 20 Butta Pietra. Domenica 1 febbraio alle 14.30 Alpo di Villafranca. Sabato 31 gennaio e domenica 1 febbraio Winter Body Art Festival presso il padiglione 1 della Fiera di Verona. Campionato europeo di corpi dipinti. Laboratorio, animazione, musica, intrattenimento. Un giorno mi disse:
Cerca di essere più padre del tuo futuro che figlio del tuo passato. Capì che il futuro è nelle nostre mani. 737esima Fiera Agricola di San Biagio. 31 gennaio, 3 febbraio. Bovolone. Volete mangiare una pizza speciale? Provate la Pizzeria Paradiso. Pizza al metro per tutti i gusti. Vasta scelta di birre artigianali italiane ed infine ottimi dessert. Ricordiamo che alla Pizzeria Paradiso funziona un ottimo forno a legna da oltre 25 anni, tranne il lunedì che è il giorno di chiusura. Pizzeria Paradiso, a Roncanova di Gazzo Veronese in via Roma. La nuova gestione del ristorante e pizzeria La Busa vi aspetta in via Vivaldi 15 a Vallese di Oppeano, Verona. Aperto 7 giorni su 7. A mezzogiorno il ristorante propone pranzo di lavoro a soli 10 euro. A cena potrete gustare pizze tradizionali cotte a forno legna o American style. Inoltre serate a tema come lunedì serata fast food, martedì galletto allo spiedo, mercoledì grigliata di carne, giovedì, venerdì e sabato speciale pizze. Domenica i bambini pagano la metà. Il locale mette a disposizione un'ampia sala per cene aziendali, compleanni, battesimi. Inoltre ampio parcheggio, angolo bimbi, wifi gratuita. Novità, pizze a domicilio nei paesi limitrofi. Per info 045 713 4764. E come avrete visto negli appuntamenti consigliati, questa sera prosegue la festa del radicchio a Casa Leone e si esibirà Arianna Band, nostra ospite qualche settimana fa. Nel frattempo ci ascoltiamo con questo bellissimo brano.
separiamo qualche istante, una piccolissima pausa pubblicitaria, tra poco saremo nell'angolo della posta. Vi aspetto. Bentornati a Serie in Festa, tra poco saranno qui con noi dei grandissimi ospiti, ma nel frattempo noi ci ascoltiamo alcuni brani che proprio voi ci avete richiesto. Partiamo subito con l'orchestra di Mauro Levrini e il brano Dentro Noi, e subito dopo Ilaria Veronese con L'Adagio. Qui un saluto frettoloso e poi via, ma come mai? Come non parli più? Tu non lo sai quanto avrei bisogno ancora di te, ma come mai? Come tu non ridi più tra noi? La travolgente sintonia. Se vuoi, sono qui per te. In un angolo del cuore, dentro noi, la certezza che per sempre ci sarai. Tu lo sai che puoi contare su di me. Amore, ti proteggerò. Ci dividerà, io per te sogni e libertà. Eccoti qui, sei cresciuta proprio in fretta, lo sai, donna oramai, cucciola sei per me. Trovarti, non so dove cercarti, ma sento una voce che nel vento parla di te, quest'anima senza cuore aspetta te, adagio. Le notti senza pelle, i sogni senza stelle, che passano all'improvviso.
dall'agonia sento battere in me questa musica che ho inventato per te. Se sai come provarmi, se sai Arena. Ma puoi seguirci anche tramite il nostro sito web. Scopri come. Dal motore di ricerca cliccate www.carlettispettacoli.it. Vi si aprirà direttamente la nostra pagina web. Dall'icona Serie in Festa accederete alla pagina Facebook, dove troverete foto, curiosità, anteprime della nostra trasmissione. Dal sito telearena.it potrete seguirci in streaming cliccando diretta. Se avete perso qualche puntata, la troverete sul nostro canale YouTube Carletti Spettacoli, dove verranno caricate interamente. Infine, su Contatti ed Eventi potrete trovare i nostri recapiti e gli eventi settimanali aggiornati. Seguiteci! E in questo 30 gennaio che conclude tra poco questo mese del 2015 abbiamo un nuovissimo ospite, una new entry qui a Serie in Festa. Diamo il benvenuto a Luca Frencia. Ciao Luca, benvenuto. Ciao Serena, un saluto a tutti i telespettatori di Telearena. Grazie per avermi invitato. Però dico sempre averci perché penso sempre di avere al seguito plurale. Tutta l'orchestra, no? Un plurale maestà. Non ci sono nascosti? No, non li ho nascosti, sono da solo. Sei da solo. Sicuramente avete riconosciuto questa parlantina, questo accento che ci ricorda un po' Giuliano Baroni, un po' Tonio Todisco. Eh sì. Perché parliamo di Torino qua. Di Cuneo. Ancora più in là, più vicino proprio alle Alpi marittime. Potrebbe essere. La geografia. Chi può dirlo? Lasciamo perdere. Non addentriamoci nei mari e Alpi. Più vicino alla Francia, diciamo così. Diciamo così, insomma, nel bellissimo Piemonte. Prima. Allora, Luca, oggi benvenuto al nostro studio per presentarci la tua orchestra. Sì. E noi sappiamo che tu sei un'orchestra storica, anche se sembri un ragazzino, però insomma sei sulla scena da tanti anni. Dal 1988, e quindi sono tanti anni. Veramente. Quasi 30 anni. Ci sarebbe già ora di smettere. Ma no, perché questo è bello. E adesso il bello deve viene ancora arrivare. È vero. Dicono così, è vero. 1988. Attualmente la formazione della tua orchestra di 9 elementi, sappiamo, gruppone bellissimo. Sì, siamo un bel gruppone formato naturalmente la base ritmica, basso, batteria, chitarra, tastiere, poi 3 fiati con 2 sax che fanno anche il clarinetto quando serve. Mm-hmm. Insomma, nelle nostre zone funziona ancora molto bene. È vero bene. Che Giuliano lo usa tanto anche lui. Esattamente, e la tromba naturalmente, poi ci sono io che suono, sono fisarmonicista, mm-hmm, canto, pianoforte, mi diletto un po' con la tromba, sono un po' l'istrumentista e poi abbiamo una cantante, Maria Grazia, che la voce femminile dell'orchestra femminile, che non può mancare. Assolutamente, ci va. ci vuole. Insomma, un gruppo di professionisti, fate questo di lavoro, dunque sì, siete impegnati tutto l'anno a 360 gradi, come si diceva prima, sì, e anche per quanto riguarda il repertorio, insomma, voi fate ballare dai vecchi pezzi anni 30, diciamo, sì, ai pezzi attuali. Sì,
facciamo un pochettino di tutto come è giusto fare, però poi naturalmente in base alle zone dove si va a suonare bisogna un pochettino modellare, certo, il repertorio in base alle esigenze, alle cultura, alle richieste, gente, sì, alle richieste, sì, eccetera, certo. Quindi uno si adatta. L'importante, io dico sempre, non è alla fine quello che si suona, se è una mazurka, se è un tango, una baciata, una cumbia o un cha cha cha, l'importante è che la gente si diverta, certo. Ecco. Poi con che cosa, con quale ritmo, è facile poi da capire, perché poi dopo uno quando sta sul palco vede le richieste, sotto la gente come si comporta, eccetera. il famoso riempipista. Quindi poi l'importante è che si divertano, che quando vanno a casa dicono: abbiamo trascorso una bella serata, ci siamo divertiti, e voilà. E magari ci aggiungono: ma che bravo questo Luca Frencia, né? Ma il né è importante, anzi direi che è fondamentale. Oh no, si sente così tanto? No, io adoro questo accento. Perché io ogni tanto cerco di correggerlo, infatti ogni tanto ci prendiamo anche un po' in giro, no? Allora dicono: guarda, devo parlare impostato alla e quindi senza far sentire nessuna impressione. È dura. Io penso che la bellezza dell'Italia sia anche questo, no? Trovare sì, i vari accenti. Sì, quando vado in Toscana starei ore a ascoltare i toscani parlare, sì, con vero, questa caspirata, insomma. Però dicono che il dialetto piemontese sia quello un po' più, dicono che sia più brutto, nel senso appunto il toscano, il napoletano, esempio a me il veneto mi piace tantissimo. E il piemontese è un dialetto un po', per carità, è storia, è cultura, per carità, ci mancherebbe, però dicono che sia quello un po', forse un po' meno bello. È bello anche il vostro dialetto, ma direi, sì, ma comunque la musica accomuna tutti quanti, il dialetto poi non si sente più, per quando si canta, sì, e si balla, la musica è uguale per tutti. Esatto. E a proposito di musica, so che in cantiere c'è un nuovo disco, è ancora un po' presto per parlarne, ma sì, perché stiamo ho scritto già qualche brano, perché in parte li scrivo io comunque, mm-hmm, assieme a degli altri autori, però siamo ancora un po' non in alto mare, però abbiamo quei 5-6 brani che sono già sicuri, messi, e gli altri che stiamo ancora valutando. Ci sono anche in corso delle collaborazioni importanti con dei grandi artisti del nostro colleghi, certo, del nostro giro, e quindi insomma speriamo di riuscire presto, perché l'intento era di far uscire il disco per aprile-maggio, e poi come si sa sono cose che vanno un po' per lungo, poi magari vanno un po' più per il lungo, però sicuramente quest'estate ci sarà, dunque sì assolutamente, ci deve essere per forza. E noi ne vorremmo una copia qui a Serie in Festa, assolutamente, verrò a portarvela personalmente. Bene, grazie mille. Ricordiamo, Luca, i tuoi recapiti per contattare la tua orchestra, che è lucafrencia.com per quanto riguarda il sito internet. E tra l'altro lì poi potrete vedere anche le date, potrete vedere fotografie, cose un po' particolari, gossip, curiosità no, magari insomma viste in un'ottica diversa, facciamo dei video strani, nel senso riprendiamo delle serate, però solo alcuni momenti, con una musica che non è la nostra, sotto, proprio solo immagini, perché sono momenti particolari, carini, di alcune serate. E poi naturalmente possono vedere la i nostri pagina, video, mm-hmm, eccetera. E poi c'è la pagina Facebook dove potete, ci sono io direttamente, proprio Luca Frencia virgola ne no, virgola, no, quello non c'è. E poi vabbè, c'è la pagina Facebook dell'orchestra. Sì. Perfetto, noi speriamo di accogliervi nel Veneto quest'estate, magari per qualche serata. Mi farebbe piacere, anche perché in tempo passato, ormai sono passati già un po' di anni, mi è capitato di venire a suonare in Veneto, e ho anche ancora degli amici, no? Ogni tanto mi dico: quando vi sarebbe una buona occasione, mi piacerebbe veramente ritornare, quindi me lo auguro. Bene, speriamo di rivederci quest'estate. Tanto auguriamo a te e alla tua orchestra un buon 2015, un buon inizio per questo nuovo disco, anche grazie. Un in bocca al lupo. E allora salutaci il Piemonte e ti aspettiamo nel Veneto quest'estate, mi raccomando. Va bene, grazie. Dopo la pubblicità vedremo un bellissimo brano dal titolo Violetta, così Violetta. Vedremo anche tutta quanta l'orchestra. Assolutamente, molto bene. Grazie Luca, alla prossima. Grazie, saluti a tutti, ciao. Pubblicità. Bentornati a Serie in Festa, siamo pronti per sentire un brano del nostro ospite e subito dopo arrivano gli appuntamenti consigliati del weekend. Mm,
sentiamo, sentiamo, oh Violetta, oh Violetta, sentiamo la mia canzone. Dancing Pica, lo trovate in via Salisburgo 10 in Zai Verona. Per info 347-822-8414, sabato 31, Camillo del Vo. Circolo 7 Notte, lo trovate in via Natta 18, a Settimo di Pescantina, Verona. Venerdì 30 gennaio, serata speciale, musica e balli anni 60, 70, 80, con i senza fissa dimora. Per info e prenotazioni telefonare al 348 084 5453. Sabato 31 si balla con Yolanda Band. Dancing Blue Moon, ribalta veronese. Venerdì 30 gennaio si balla Disco Liscio. Sabato 31 i Valentinos. Domenica 1 febbraio Disco Liscio dalle 15.30. Discoteca Nevada, la trovate a Terrosa di Roncà, Verona. Per info dancingnevada.it. Venerdì 30 Giuliano Facchini, ingresso libero per tutti. Sabato 31 gennaio Rodolfo Vivaldini. Domenica 1 febbraio Harmony Band dalle 15.30, orario continuato. Il ristorante Pizzeria Il Cacciatore vi aspetta con specialità di mare, carne alla brace, lesso e perà e ottime pizze. Il Teatro Piedemonte di San Pietro in Cariano, Verona, presenta Vieni a Teatro, stagione 2014-2015. Sabato 7 febbraio alle 20.45 la compagnia teatrale La Nogara presenta Amor e Batticor. 28esima Festa del Radicchio a Casaleone di Verona. Fiera del Radicchio IGP prosegue venerdì 30 con Daniela e Carlo. Sabato 31 si balla con Arianna Group. Domenica 1 febbraio Grazia e i Falsi
diversi d'autore. Stand gastronomici, stand riscaldato, vendita a radicchio, pista d'acciaio, ingresso libero. Antica sagra di Santa Dorotea a San Salvaro di Urbana, Padova, presso il cortile del monastero. Venerdì 30 gennaio si balla con DJ Geppo. Sabato 31 orchestra Gianni Dego. Domenica 1 febbraio Lara Agostini Orchestra. Lunedì 2 febbraio si balla con Michele Michele. Si prosegue venerdì 6 febbraio con l'orchestra di Enrico Marchiante. Sabato 7 Ilegna e i Festival. Domenica 8 febbraio orchestra Renzo Biondi. Stand gastronomici ingresso libero. Carnevale veronese, sfilate di sabato 31 gennaio, alle ore 14 Somma Campagna, alle ore 20 Buttapietra. Domenica 1 febbraio alle 14.30 Alpo di Villafranca. Sabato 31 gennaio e domenica 1 febbraio Winter Body Art Festival presso il padiglione 1 della Fiera di Verona. Campionato europeo di corpi dipinti, laboratorio, animazione, musica, intrattenimento. Un giorno mi disse: cerca di essere più padre del tuo futuro che figlio del tuo passato. Capii che il futuro è nelle nostre mani. 737esima Fiera Agricola di San Biagio, 31 gennaio, 3 febbraio, Bovolone. Volete mangiare una pizza speciale? Provate la Pizzeria Paradiso. Pizza al metro per tutti i gusti. Vasta scelta di birre artigianali italiane ed infine ottimi dessert. Ricordiamo che alla Pizzeria Paradiso funziona un ottimo forno a legna da oltre 25 anni, tranne il lunedì che è il giorno di chiusura. Pizzeria Paradiso, a Roncanova di Gazzo Veronese in via Roma. La nuova gestione del ristorante e pizzeria La Busa vi aspetta in via Vivaldi 15 a Vallese di Oppeano, Verona. Aperto 7 giorni su 7. A mezzogiorno il ristorante propone pranzo di lavoro a soli 10 euro. A cena potrete gustare pizze tradizionali cotte a forno legna o American style. Inoltre serate a tema come lunedì serata fast food, martedì galletto allo spiedo, mercoledì grigliata di carne, giovedì, venerdì e sabato speciale pizze. Domenica i bambini pagano la metà. Il locale mette a disposizione un'ampia sala per cene aziendali, compleanni, battesimi. Inoltre ampio parcheggio, angolo bimbi, wifi gratuita. Novità, pizze a domicilio nei paesi limitrofi. Per info 045 713 4764. Termina così questa lunga settimana. L'appuntamento è per lunedì mattina sempre alle 11.15 su Telearena. Io vi auguro un buon weekend in musica, come sempre divertitevi e andate a ballare. Nel frattempo arriva l'orchestra di Giuliano I Baroni con il brano Buonanotte e subito dopo Omar della Giovanna con Ti penso raramente. Buon weekend! Sognatori che passata mezzanotte se ne andranno a riposare i cuori. Buonanotte a chi ha ballato, a chi non si è divertito, a chi invece lo spettacolo ha gradito. Buonanotte a chi lavora, a chi sogna la fortuna, a chi ancora crede e si innamora. Buonanotte a tutti quanti, buoni o cattivi, diavoli o santi. E poi non cambierà. Buonanotte a chi ci prova e poi non ce la fa. Buonanotte a questa Italia che incomincia ad essere stanca. Lasciamola riposare un po'. Che finita la serata viaggerà per ritornare a casa. Buonanotte chi stanotte sceglierà di stare solo per domani ripartire in volo. Buonanotte a chi ha tradito, a chi invece ha perdonato. Buonanotte a chi è innamorato. Buonanotte a tutti quanti, dai poliziotti ai ladri furfanti. E poi non cambia.
sera, riposare un po'. Lamentarmi io di te, tutto il tempo che non torna più. Ho già chiesto agli usurai dei cervelli deboli di risolvere il mio caso. Risolvi dentro me, ti risolvi senza me, neanche il tempo per estinguersi. Io ti penso raramente, te lo dico veramente, è bastato star dentro in un altro cappotto per capire che in fondo avrei rotto, ti penso raramente, ho diviso cuore e mente, anche se con fatica attraverso la vita, consapevole in fondo avrei rotto. Raccontare io di te, raccontare tu di me, pane fresco per pettegoli. Pettegoli, 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 pettegoli. Io ti penso raramente, te lo dico veramente, è bastato star dentro in un altro cappotto per capire che in fondo avrei rotto, ti penso raramente.